90% dei lavori che facciamo sono per migliorare le cose. Quel compito di ingegnere. Cioè, io trovo che il problema sia più politico che tecnologico. È perché c'è sempre la politica Sì, dentro la tecnologia. esatto. La scelta della materiale, dove provengono il Sì, ma materiale, quello se per... Sì, chi però... avrà accesso alla tecnologia, quanto Esatto, costerà. ma quel riferimento politico che hai fatto, secondo me il rischio diventa proprio questo, cioè tutta quell'idea del negativizzare la tecnologia come appunto una cosa che ci priva dei vecchi sistemi, magari anche di quella sorta, una espressione che trovo spaventosa, questo piacere della fatica, che Ma di no. solito... Mi Scusami. sembra quasi che però chi ci guadagna da questa retorica, da tutto questo modo di vedere la faccenda, sono proprio quelli che hanno tutto l'interesse a far sì che non venga distribuita democraticamente la tecnologia. Esatto, il problema è non distribuirla a tutti nello Bravo, stesso esatto. Cioè, dico, modo, magari... calcare la mano sul dove, no, sul che bello continuare a fare la fatica, che bello tornare a quelle vecchie cose. L'idea invece di dire no, no, ci prendiamo davvero questi mezzi e li usiamo magari appunto anche con un sistema di valori che però sia partecipato in questo senso, ecco, e non magari calato dall'alto. Come può essere partecipato questa Allora, uno dei... sensibilità verso i valori Allora, nella costruzione della tecnologia? calando dall'alto è utile nel senso che ti dà alcune linee di guida per alcuni valori. Diciamo, sappiamo che forse non tutti i valori sono universali, ma io sostengo che alcuni sì. Diciamo, il benessere umano, diciamo, può essere universale. Abbiamo tutti deciso che i diritti umani sono universali e la dignità umana, quello è un po' più complesso. Allora, abbiamo alcuni che ci aiutano a orientarci verso fini comuni, ma il resto è tutto basato sul contesto. Se accettiamo il fatto che non possiamo separare i nostri sistemi dal contesto, la società, allora dobbiamo capire chi sono le parti interessate in quella società. Ci sono strumenti facili da adottare per gli ingegneri per capire chi sono i parti interessati. Quando capiamo chi sono i parti, diciamo chi sono gli utenti, chi sono l'ambiente, l'ambiente locale, l'ambiente regionale, l'ambiente nazionale, ci sono altre lobby, gruppo di lobby, chi sono le parti interessate? Cerchiamo di portarli proprio nell'ambiente del design, della progettazione, sondaggi, intervisti, colloqui, cose da quel genere. Nella sociologia abbiamo un bel po' di letterature da come costruire dei sondaggi buoni, senza il bias, diciamo senza ricadere su un lato o un altro, basato su come costruite le domande, per capire che sono i loro valori. Adesso abbiamo un elenco di valori dall'alto, diciamo questi più generali, più astratti, e quelli che loro trovano importanti nella loro vita, che diciamo forse sono uniformi con quelli più alti, forse sono in contraddizione, forse sono complementari. E dobbiamo tornare indietro a ripensare allora la progettazione, avendo questi valori adesso, capendo chi sono le parti interessate. Come possiamo realizzare questo nel design usando la furbizia dell'ingegnere che dicono questa scelta non quello, riesci a catturare più di questi valori, incarnare. Prendiamo un esempio. Allora, Bose, quelli che costruiscono le cose per l'audio, uno dei Sì, migliori marchi sempre. Bose, ha creato il Sleep Buds 2, questi piccoli che vanno nelle orecchie per dormire, sono fatti proprio per dormire. Loro hanno cercato di adottare l'approccio di value sensitive design, progettare sensibile ai valori, il design sensibile ai valori. Allora loro hanno detto: vogliamo creare queste cuffie, tipo, per aiutare le persone a dormire, proprio come quelle che sono sensibili a dei rumori, quelle che abitano in città, per esempio. Allora loro hanno parlato con tante persone a chiedere a loro direttamente che cosa trovate importante una cosa del genere. Allora, loro dicono, stiamo costruendo una cosa che si va nell'orecchio, ma tutti hanno orecchi diversi. Ma quello è strano, come possiamo costruire una cosa per tante persone? Apple, e quello è basta, si va, si cade, basta. Loro forniscono un kit di tanti pezzi fatti di silicone per tanti tipi di orecchi. Hanno detto, quanto dura la batteria? Non può durare 6 ore o 4 ore. Quanto dura la notte? 8, 10? Almeno 8. Hanno detto no, lo facciamo durare 12 ore.
Allora hanno cercato come possiamo integrare una batteria, una cosa così piccola, per durare così lungo. Hanno detto, ma voglio che sia anche sicuro, nel senso che si blocca tutto il suono, ma se c'è un fuoco, che succede? Allora, che si fa se c'è un allarme di quel genere, una sirena? Se arriva, se il rumore della sirena, che è molto particolare, ha una frequenza molto alta, quello riesce a sentirlo, diciamo, si sblocca il sistema attiva che blocca i rumori. Quello è molto furbo, una cosa del genere. Ma se io ho dei allarmi sul telefonino, importante. Altro tipo di notifiche, molto importante. Magari puoi programmare che si Esatto. attiva. E allora dovevano avere il Bluetooth che si collega col telefonino in cui tu puoi impostare queste notifiche sì, questi no. Questi mi svegliano, questi no. Allora, hanno cercato di collaborare, di fare partecipare le persone normali, che possono essere gli utenti, quelli che consumano la tecnologia, direttamente nel design. Questo è un modo di progettare per i valori umani. Allora, questo a livello di balzo verso l'alto. L'alto verso basso, che cos'è? Che cos'è un esempio? Singapore. Loro hanno una legge, allora questo dall'alto verso basso, hanno detto chi vuole costruirsi un edificio, un palazzo, quanti metri quadrati di verde che tu hai tolto per costruire, tu devi metterlo nell'edificio. Diciamo delle piattaforme, dei livelli, strati. Che cosa è successo? La bellezza è anche aumentata della città, quanto verde c'è, che alcune di le persone che cercano di costruire nuovi palazzi, nuovi grattacieli, perché la legge dice quanto togli, devi mettere. Mettono molto di più. Cercano di aumentare quanto verde metteranno su i loro palazzi. C'è anche questo movimento, c'è l'alto verso basso, le leggi dall'alto verso basso non funzionano sempre, sono anche troppo generali tante volte, ma in questo caso è un caso in cui funziona. Ma normalmente il modo migliore di fare è usare i valori generali come guide per orientarsi verso, ok, dobbiamo sicuramente rispettare la dignità umana, il benessere umano. Come hai detto, gli ingegneri cercano di costruire, progettare per aumentare il benessere, diciamo, per rendere la vita più facile, diciamo, per il buono umano. Allora, se tu guardi tutta la storia, Il bombo nucleare non è quello, un buon esempio, per vabbè, esempio, ma va bene. però se tu guardi tutta la storia umana e della tecnologia in particolare, ha continuato in teoria a aumentare il benessere dell'umanità. Noi abbiamo continuato a migliorare, a affrancarci dalla fatica, a diffondere benessere a tutti. Sì, assolutamente. È una Anche storia. No, no, dobbiamo anche resistere tecnologia. questa tendenza di guardare il mondo in un modo negativo. Esatto, Non cioè, è, assolutamente non esatto. è. Negli ultimi 200 anni abbiamo raddoppiato la nostra aspettativa di vita. Adesso abbiamo tante sfide a livello globale, sono molto meno di 100 anni fa. Molto meno. Abbiamo quasi portato più di 90% fuori dalla povertà assoluta. Adesso abbiamo l'acqua pulita. Sì, ci sono costi con queste cose qua, ma non si può fare paragone con 100 anni fa, assolutamente. Quelli che dicono che stiamo arrivando alla fine del mondo, che il mondo sta peggiorando, il mondo non sta peggiorando. In ogni aspettativo che tu guardi, tecnologico, aspettative di vita, salute, povertà, tutto è aumentato. E quando tu senti qualcuno che sta parlando di stiamo arrivando alla fine, in qualsiasi, è una finzione. C'è una politica anche dietro quel tipo di narrazioni, quelli che cercano di promuovere quella narrativa lì. Diciamo che siamo alla fine, che anche quelli che gli ambientalisti anche parlano della fine. Diciamo no, assolutamente, nemmeno sia il primo problematico, più grande sfida che abbiamo. Dobbiamo cercare, per esempio, di ridurre tutto la povertà assoluta, di dare più energia, che sia tecnologia, ai paesi più poveri, perché sappiamo del cambiamento climatico, chi sono quelli che hanno il lusso di pensare di fare delle scelte pulite, chi ha già abbastanza che non devono pensare che cosa mangeranno domani.
Allora, abbiamo delle sfide assolutamente, ma se dobbiamo quantificare la tecnologia in un modo assoluto, ci ha aiutato a portare queste sfide, di ridurre queste sfide in un modo assoluto, quasi assoluto. Diciamo, quasi 90% di tutto il mondo 150 anni fa era in povertà assoluto, non relativo, assoluto. Abbiamo preso quel 90% e l'abbiamo portato fuori dalla povertà assoluta. Con l'aiuto della tecnologia, movimenti politici, diciamo, una coscienza sociale del benessere in comune, ci sono tanti motivi, no? Non possiamo dire questo e basta, queste narrazioni semplici, dobbiamo resistere ai sistemi complessi di nuovo che spingono in tante direzioni.